Bella a tutti ragazzi, Lorenzo qua per voi, finalmente benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo in questo momento in Toscana, precisamente a Grosseto. Sono sceso 2-3 giorni insieme ai miei genitori e sono venuto qua perché qua ho i parenti, parenti da parte di mio padre. Sono venuto a trovare i miei cugini, mia zia e mia nonna. Sto avviando a casa di mia nonna perché mi sono appena svegliato, ancora non ho fatto assolutamente colazione, ho una fame della Madonna. Tra l'altro oggi sono abbastanza contento perché è il mio giorno libero, quindi finalmente potrò concedermi del cibo. Nonna, stiamo già cucinando qua, eh? Guarda che sei su YouTube, eh? Saluta tutti. Ci stanno vedendo miliardi di persone. Buongiorno. Lasciate un like a questo video. Like. Un like a questo video. A questo video. Se mi raccomando. Diventa ciccione. Se no diventa ciccione mio nipote, mi raccomando. No, 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 no. Nonna, allora ti ricordo che oggi è il mio giorno libero. Posso mangiare quello che voglio. Cosa mangiamo? Piattine di gnocchi. Le cose pesanti non si possono mangiare. E anche quando si sgarra. La nonna è brava in questo, lo sappiamo. Pomodorini, prosciutto, tonno, pasta fredda. Il sale va bene? Gli manca qualcosa. Cosa è sotto aceto? Ma a tutti non piace, perciò lo si aggiungono dopo. Basta, abbiamo risolto il problema. Sempre prestare attenzione al dettaglio. Come vedete qua abbiamo la tabella di marcia ogni giorno che la nonna deve cucinare. 200 di riso e 400 di pollo. Qua abbiamo già il polletto, già tutto pronto. Vieni a vivere con me? Mi trasferisco. Ma sai che fisico mi viene dopo? Altro che bodybuilding. Oggi devo fare ancora colazione. Oggi è la mia giornata di sgarro. Però comunque la dieta si calcola sempre fino alla chiusura dei macro. E lo sgarro è un qualcosa di aggiunto. I semplici cereali che mi hanno recuperato i miei genitori. Questo latte di mandorla pacco, che anche nell'ultimo video me l'avete criticato, l'altro che ho detto che è pacco, quando in realtà mi stavate dicendo che era uno dei migliori. Vabbè, dai, tralasciamo queste piccolezze. Meno male, fortunatamente, che la nonna ha una bilancia del medioevo, però che fa il suo egregio lavoro. La colazione molto semplice, semplice, con 82 grammi di carboidrati, 3,6 grammi di grassi e 9,8 grammi di proteine. Oggi, che è una giornata di sgarro, l'unica cosa che mi potevo concedere tecnicamente era della semplice carne, del pesce o un qualcosa di leggero. Devo evitare assolutamente qualsiasi tipo di mega meal, fondo di cibo, perché il cheat meal, ok, queste cose le devo assolutamente evitare per mantenermi in riga e capire bene su cosa andare a lavorare. Se sto sbagliando in dieta, se devo andare a giocare un po' più sul consumo calorico o altro. Però oggi magari facciamo uno strappo alla regola. Non farò uno sgarro enorme, però mi concedo qualsiasi cosa. Quindi che sia una pizza o che sia dell'altro, tranquillamente. No, questa è LT, nonna, LT. Raga, il causin! Guardate, è già rivista. Minchia. Genetica l'aria, io non c'è niente da fare, guarda che spesso. Sono io l'unico nano della famiglia, quindi sostanzialmente. Oggi vi porto alle Rocchette. Posto figo, dopo penso vedrete. Droni, robe, tutto vedranno. Nonna, basta parlare di cibo. Facciamo vedere un attimo le differenze di altezza tra me e Ricky. Grosso. Bisteccone e il torello, ve le presento. Mia zia. Zia mamma. E diventeremo praticamente tutti famosi dopo questo. Allora ragazzi, mi raccomando, non dimenticatevi assolutamente di seguirmi su Instagram. Vi lascio qua in descrizione il mio nickname col quale mi potete trovare. Vi aspetto, mi raccomando, ci tengo particolarmente a quel social. Se volete poi magari farmi qualche domanda, mi mandate semplicemente un direct. Ora direi che è arrivato il momento di mangiare. Beh, c'è da dire, nonna, che a parte io, qua siete tutti dei pentiti, insomma. Sì. Cioè, papà è in pasta da 3 anni. Finalmente ci stiamo dirigendo a una caletta molto figa e particolare. Prima però tappa alla Decathlon perché dobbiamo comprare le maschere. 9 euro, ragazzi. Sa che per me è grandina. Scusi,
È il pieno. Giusto per non lasciare nulla al caso, io... Oddio. Io il pollo comunque me lo sono portato dietro. Lo sgarro di stasera sarà qualcosa in più. Oggi cammineremo, bruceremo, nuoteremo. Quindi dai, anche lo sgarro di stasera, insomma, su, me lo sono meritato. Però non ditelo a NBFI, perché poi se non entro in condizioni... La situazione è questa qui, dobbiamo camminare lungo la costa, ok? Rischiando di far cadere il drone, camera, tutto in acqua, ma ci siamo. Ma dove mi hai portato? Fidati che ne vale la pena, arriviamo là in fondo e poi ti fai vedere un po'. Mettiamo via tutto però, che quasi ci casca, cascano milioni di euro in acqua. Andiamo, va. Cioè, guardate che spettacolo. Si va all'avventura, sì, che figata. Ricky, bel posto, veramente bravo. L'acqua praticamente si è depositata, evaporata e ha lasciato il sale. Fammi sentire. Parecchio adrenalinico. Non sembra basso per cazzo. Interessante, sono questi piedini qua e non sono nient'altro che dei distanziatori. In questo modo la telecamera è meno al pericolo che rischia di toccare qua sotto. Siamo arrivati al momento del pasto, cosa molto attesa dato che il mare stanca veramente un casino. Riso, pomodorini e pollo. Finito, distrutti, morti, devastati. Un pochino zero bello fresco e per il Ricky. Zero, Ma la conti? Una sete incredibile. Tra su, giù, tuffi, mare, acqua, robe. Non ne potevamo più. Giuli, sempre a portarti il cibo, sì, to, ma... cicciona. Grazie. Cicciona. Guarda, sì. I regali, le cose. Oh, datemi a me qua. Noi andiamo al ristorante. Dove? Dove tu non puoi venire. Ci ammuffiamo stasera. La nonna sa il fatto suo, Sa cucinare, però sa anche mangiare, Sì. Via con i primi piatti. No, mamma. No. Spaghettino aglio olio e peperoncino. E come finisher una tagliata di manzo con rucola e grana. Buongiorno, finalmente eccoci qua, giorno 2, colazione come quella di ieri. Questa volta ho aggiunto del melone, bello fresco, 95 grammi di carboidrati, 4 grammi di grassi e 11 grammi di proteine. Oggi il tempo purtroppo non è dei migliori, sembra che venga a piovere da un momento all'altro, però il tempo sta reggendo, quindi meglio così, meglio che non piova e non ci sia il sole, che non ci sia il sole e piova, insomma. Oggi stavamo pensando, dato che il tempo non è dei migliori, di recarci alle terme di Saturnia. Ora non so se si vedrà dallo schermo che è troppo illuminato. Anzola nonnina power. Paravan! Togli il volume che mi posso monetizzare i video su YouTube! Andiamo col bandino, Simona! Finalmente di culo, non si sa come, il cielo si è aperto. Siamo arrivati in palestra perché ovviamente dobbiamo allenarci prima di andare alle terme a rilassarci. Questa volta il buon Ricky, grandissimo, si è portato dietro l'Elevate della Bulk Powder. Grazie Ricky, grazie per l'acquisto soprattutto. L'allenamento sarà praticamente quello del mio protocollo che sto seguendo ora. Due giorni prima sono rimasto un po' fermo, me la sono goduta, quindi dovrò andare a recuperare. Lo prendiamo come i veri pre-workout vanno presi. E andiamo in palazzo ad allenarci. L'allenamento di oggi sarà stacco da terra, lento avanti, trazioni o lat machine e bicipiti. Iniziamo con i dischi della Lacertosus. Nota di merito a questa palestra perché è veramente strafiga. Rastrelliera di manubri infiniti, tutti i macchinari, tutto per fare lo stacco. Abbiamo la pedana da stacco, panca inclinata, le panche. E di là c'è tutta l'area macchinari. Come luci devo dire che è veramente fantastica. Cioè, una palestra così per me è il top. Thank you.
passiamo a delle trazioni o let machine. In questo caso preferisco fare trazioni, dai 3 ai 4 set, 8 12 colpi, farò 3 set max reps. Questo perché ho saltato i giorni di allenamento, quindi punizione. Ricky, come sta procedendo qua? Sto morendo. Sta morendo. No, sta. Boom. Allora, ragazzi, mi raccomando, quando fate trazioni, le scapole sempre addotte. Le rilasciamo in massima distensione, adduzione scapolare, trazione. Abbiamo finito ora. Spogliatoio, ci cambiamo. Vogliamo a casa mangiare e ci vediamo alle terme, perché oggi puro relax. A dopo. Siamo arrivati qua alle terme. Tecnicamente non ho idea se si possano fare video o no, quindi sono in modalità stealth. Qua le acque termali sono fantastiche. Sa un botto di odore di pesce marcio. E niente, terme finiscono così, ci siamo rilassati, abbiamo fatto le nostre cose. Bella la vita qua in Toscana, infatti mi sa che comprerò casa, mi trasferisco, non lo so. Noi ci vediamo più tardi a cena, vediamo un attimino la nonnettina se si è ricordata di cucinarmi il riso e il pollo. Ci aggiorniamo. Ci beviamo tutti un morellino di Scanzano, che non ve lo racconto manco. Toscano so, la Coca-Cola. Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente giorno 3, sempre con il Ricky qua presente. Bella raga. E stiamo andando in palestra perché anche oggi sarà un giorno di allenamento molto rapido, veloce, fast. Terme benefiche, proprio rilassanti. E invece ora si torna a spaccarci. Rimanete sintonizzati. Vai Ricky. Siete ammalati, io dico, non lo fate a casa. L'allenamento di oggi invece prevederà quello che non ho fatto ieri: riscaldamento, squat 3x8 in progressione più 2x8, della panca stretta 3x6 in progressione più 3x6 in repeat, quindi utilizzando lo stesso peso, e panca manubri o dip a scelta, e come finisher tricipiti. It's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive. Piano piano anche qua in panca saliamo, sempre in progressione, un 10 un 15 per parte e la sbarra da 20, panca stretta. Ci mettiamo già a imparare il vacuum. Non si sa mai, dovessi passare al classic. Ultimo esercizio, tricipiti, e poi direi che andiamo a casa a mangiare, perché sia io che Ricky abbiamo una fame a bestia. Okay. Andiamo a casa a mangiare. Sì, bene. Sì, certo. Oggi frittura di pesce, come no. Spacchettiamo. Alla fine del mondo. Qua cos'è? Ma dove l'hai preso? No, non fa vedere. Guardate che modello, ragazzi. Però ora facciamo una bella partitina a pallavolo qua, beach volley, e ci divertiamo. Palla vostra. Sono
allenato in questo momento. Sono veramente distrutto. Beach volley, mare, piaggia, sole, eccetera. Stanca parecchio. Mangiamo qualcosa. Buggy. Figo. Comunque a livello di dieta ci siamo, sto continuando a portare avanti il programma mio solito. Ogni tanto magari mi concedo un pezzo di pane qua che è buono, non è salato. In caso non c'è nessun problema, anche perché comunque il dispendio calorico è veramente elevato. Tra palestra la mattina, ci vuole il pomeriggio, continuare a muoversi. Ora non mi sono messo l'orologino, quindi in realtà non ho idea di quanto stia consumando. Il dispendio calorico è in questo momento è sicuramente molto superiore rispetto che a Milano, e quel qualcosa in più sicuramente non può che farmi bene. Questa è la cena di stasera, scottona di bovino adulto con 88 grammi di proteine e 24 grammi di grasso. Poi ci andrò ad abbinare un'insalatina e oggi i carboidrati li tengo bassi. Domani tornerò in palestra ad allenarmi, stasera probabilmente andiamo a vedere un film. Non ho ancora idea di che cosa, vediamo che film ci sono al cinema. Ah.